sono Elisa, ho 35 anni. Sono sposata con Alessandro da circa 8 anni. Mi chiamo Alessandro, 35 anni. Abbiamo 3 bambini, Edoardo, 5 anni e mezzo. Vuoi una stampellata sulle mani? Flavio, di 1 anno e mezzo. E Greta, quasi 3 mesi. Edoardo è un bambino molto capriccioso, è lagnoso. Potere mia! No! Vai! No! 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 Vai! Senti, Edoardo, a me pare che stia a fare un po' troppi capricci, eh! Vieni a giocare con tutto il No! Tante volte tende a, come dice a Roma, allargarsi. Tende a comportarsi in una maniera che sa che non è quella consona. Se lo fai piangere su botte, togliti sto coso, fa 40 gradi, vestito da drago. E donna. E lì divento veramente, mi imbestialisco. La mia pazienza arriva fino a un certo punto, poi da quel punto in poi mi imbestialisco. Attenzione, perché c'è un limite e tu ci sei avvicinato pericolosamente. Flavio, è un incidente in attesa di verificarsi. Ultimamente c'è stato l'episodio che, cadendo da solo, si è rotto la gamba. Scendi giù, scendi! Rispetto al fratello forse è ancora più testardo. No, questa non è proprio l'aria. Non ho fatto niente. Greta è una bambina abbastanza calma. Rispetto agli altri due è proprio un altro mondo, è completamente un altro mondo. Maybe the children are the dreams. Maybe 100 different things within the measure of a day. Alessandro, vabbè, fa il carabiniere, quindi anche con i bambini lui ha un carattere proprio inquadrato. Segui la tempistica, adesso noi prepariamo da mangiare, nel frattempo tu finisci di mangiare, prendi il libro delle lettere e ti metti qui. Io ritengo giusto per i miei figli che imparino l'educazione. L'educazione è intesa come il rispetto. Per lui loro devono scattare, come dice lui. Godo, metti il seduto composto. Stai giù seduto. Ti do 1 minuto e mezzo scherzo per mettere a posto. Oh! Allora! Io non metto in dubbio il metodo Montessori, il bambino si deve esprimere, deve fare le sue... Non lo metto in dubbio. No, ma questi se ci sali sopra, si rompono. No, ti rompi te. Meglio, ti rompo io se ci sali sopra. Però non mi piace vedere dei genitori che sono troppo accomodanti con i figli, anche perché vedo i risultati e non mi piacciono. Anche questa è una delle sue regole, diciamo, fondamentali. Edoardo, alla prossima ti legno! Io ho sempre lavorato, adesso mi trovo comunque a fare la casalinga e per me è un grosso, grosso problema. Ho veramente bisogno di una tata. SS Tata è stata chiamata da mia moglie e sinceramente non ho capito bene perché.
ragazze, è arrivata una nuova richiesta d'aiuto. Vediamola insieme. Mi chiamo Elisa, sono stanca, i bambini mi dicono sempre di no, non mi obbediscono, urlano e gridano tutto il giorno. Io sono praticamente perennemente da sola, non riesco né a gestire la casa e adesso la famiglia è fuori controllo. Non ce la faccio più, mandatemi una tata. Elisa è proprio una mamma disperata. E come non capirla? Con la responsabilità dei figli e una casa sulle spalle, è normale che sia stremata. Adriana, io penso che questi genitori abbiano bisogno di tutta la tua energia e positività. Allora, mi metto subito in viaggio. Adesso arriva la tata. No. Non sei contento? No. Perché no? Perché non voglio a casa mia la tata. Oddio! Mi vado a nascondere. Ma che ti vai a nascondere? Sono tata Adriana. Arrivata la tata! Permesso. Permesso. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Tu sei Edoardo? Sì. Io sono tata Adriana. Ciao. Piacere. Alessandro, piacere. Io sono la mamma. Molto piacere, Adriana. Ciao, Flavio. E qui c'è la piccolina che dorme. Edoardo, lei chi è? È mia sorella. E tua sorella come si chiama? Greta. Greta. Sai cosa fa la tata, Edoardo? Adesso la tata sparisce. Voi fate finta che io non ci sia, io mi metto qui in un angolino ad osservarvi. Va bene? D'accordo. Perfetto. Sì, mi piace proprio, guarda. Vieni, andiamo di sotto, Edoardo, vieni. Di là sembra che ci sia scoppiata una granata. Vai di là, metti a posto, poi dopo, quando hai messo a posto tutto quanto, tiri fuori un giochino e ci giochi. Però prima metti a posto. Comincia la mia osservazione in casa Volpini e papà Alessandro chiede ad Edoardo di mettere a posto la stanza dei giochi. Allora, lo vedi il macello che c'è qua dentro? No, non lo vedo. T'ho detto, metti a posto. Il suo tono è duro, arrabbiato, un po' seccato. Veloce. Sveglia! No, lo metto questo. Lo metti a posto? Sembra quasi che si rivolga a suo figlio come se fosse un soldatino. Devi mettere a posto. Hai recepito il messaggio? Allora vai a mettere a posto. Tutto deve filare come vuole lui. Flavio, stai giù. Stai giù. Stai giù, seduto. Infatti interviene in modo brusco anche col piccolo Flavio che sta provando a guardare la televisione e quindi si stai alza. Stai giù perché ti tronco. Lo spinge giù, gli urla. La disciplina per Alessandro è tutto. Stai giù. Seduto. Hai capito, seduto? Anche quando si tratta di un bambino di un anno e mezzo. Lo sai che se arriva papà e vede che tu non hai messo tutto quanto a posto, che cosa ti fa? Prende il sacco nero e li butta tutti. Ecco, allora vedi ti metti tutto quanto in ordine perché sennò fai una brutta fine. A un certo punto Elisa manda di nuovo Edoardo a mettere a posto la cameretta. Forse sente anche lei questo bisogno del marito di avere ordine come un grosso peso sulle sue spalle. Non mi prende in giro, non mi prendere in giro. Metti a posto e muoviti. Questi giocattoli messi così li tieni te? No. Togli tutta sta roba da qua dentro. Tutta, tutti i pupazzi, non hai messo a posto niente. Pupazzo non va là, va in quest'altra scatola. Questa è una macchina, dove va? Il bambino di 5 anni fa ancora fatica anche a categorizzare le cose. Per lui giochi sono giochi e quindi è ovvio che prima ci metta tanto tempo e secondo ha bisogno anche di una guida. Guarda, mo come ti arrivano, eh? Elisa, minacciando sempre che lo fa lentamente, che non lo fa bene, non fa altro che causare un senso di smarrimento in Edoardo e aumentare il proprio stress. Adesso questo pezzetto stai a guardare te quando c'è tutta quella roba là da mettere a posto. E dai, ti devi sbrigare. E mi sto sbrigando, mamma!
Violeta viene allattata al biberon, però noto che la mamma non la tiene in braccio. La tiene lontana nel suo vetto e questo non va bene né per la mamma né per Greta. Il momento dell'allattamento è unico. Bisogna sempre e comunque stabilire un contatto e questo non avviene. Il papà deve ancora rientrare a casa e Elisa inizia a preparare da mangiare. Armiamoci di pazienza. A mio sgomento vedo però che non ha aspettato che fosse riunita tutta la famiglia per mangiare, ma inizia a dare da mangiare a Flavio. Adri. Da solo no, perché è un disastro. No. Con le mani no. 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 Mastica. Elisa non permette che usi lui il cucchiaino, che invece è in una fase di esplorazione. Non permette che tocchi il cibo con le mani. Con le manine no. E quindi questo bambino non imparerà mai ad alimentarsi. Apri. 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 Lei addirittura, per imboccare Flavio, gli tiene il mento in modo abbastanza brusco. Il pasto è un momento di serenità, di gioia. Non c'è un sorriso sulla faccia di Elisa. Apri! Alessandro rientra a casa e tocca ad Edoardo. Tira sul braccio. Ci metto una vita a mangiare. Ma quello che fa lo spiritoso, vai a letto così come stai, eh? Lascio il piatto lì e vai a letto. Cioè, ci avrei fame, sono le 8:05. Mangia e vedi di sbrigarti. È evidente che questi genitori sono molto nervosi, hanno tanta fame e hanno voglia di mangiare. Guarda, Francetta, dove sta quando arriva qua? Che sono le 8:30 sul tavolo il piatto. No. Sì. Mangia! Mangia, mettiti seduto un po'. No. Però bisogna ricordare che uno non ha una tavola di soldati al rancio, ma un gruppo di bambini piccoli. Non mettiamo il letto loro? Sì. Buonanotte. Buonanotte. Mi dispiace vedere questi bambini portati su a dormire subito dopo cena senza poter stare con il papà, stare con la mamma, fare qualcosa insieme. C'è fame, guarda. C'è troppa fame, guarda. Io devo ancora mangiare. Vedi quello che devi fare qua, eh? Manca la favola, manca anche solo una coccola, una chiacchierata. Luce spenta, buonanotte. Giù, ninni. Giù. Qui, qui con la testina, giù, e ninni, basta, ninni. Al secondo giorno della mia osservazione. No. Il papà è già al lavoro ed è sempre Elisa a doversi occupare dei bambini. Basta far colazione. È un'ora che è diventata la pappa del cane. Mo io lo do a Conny, vai. Non hai fame. Edoardo, muoviti. Controlla un attimo tuo fratello e vado a fare la lavatrice. Stai attento che non si alza e non si mette le cose in bocca e gioca con lui. Flavio, giù, seduto. Edoardo, non lo fare alzare, eh! Giù, seduto! Ma fagli fare una cosa, fagli fare un gioco! Ma gli puoi dire ogni due secondi stai giù, seduto? Noto che ad Edoardo vengono dati tanti compiti di responsabilità. Mi vai a vedere Greta un attimo? Dove è Greta? In cameretta. Dorme Greta, Edoardo? Sì. Edoardo! Vieni un attimo giù, per favore! Mi porti giù un body di Greta? Edoardo! Guarda un attimo Greta e Flavio. Edoardo, non mi devo arrabbiare. Piano, non la devi lanciare. Ma Edoardo non è un adulto, Edoardo è un bambino e non si può dare queste responsabilità a un bambino di 5 anni. Senti, ma non te va di mettere a fare un po' di compiti? No. Ti riprendo? No.
Come no? Essere lasciato in pace. Li fai lo stesso, la maestra ha detto che li devi fare. Un bambino di 5 anni non può affrontare i compiti scolastici come un bambino di 12, proprio perché è in un momento della sua vita dove è tutto gioco. No! Ne fai una paginetta, non tantissimo, una paginetta. No! Infatti Edoardo si rifiuta di fare i compiti e inizia una lotta tra madre e figlio. La lagna, muoviti per fare due compiti. Ma perché devi vedere la televisione, voglio sapere? Forza! Edoardo! No, li fa! Tu li fai invece, anche se non li vuoi fare! Edoardo! Non li voglio fare! Li fai invece! Non li faccio! Edoardo, tu fai quello che dico io, non quello che decidi tu! Sì, sì, li fai! Ti metti qua! Oh! Non li faccio, mamma! No, tu li fai! Ti aiuto! Come facciamo insieme? Tanto non mi hai fatto niente! Non ti ho fatto niente! A me non mi interessa! Che fai lo spiritoso, eh? Muoviti! Tu fai quello che dico io e li fai! Se la... Vieni! Non li voglio! Vai, vai in camera tua! No! Vai in camera tua! Vai! Una lotta che finisce con la solita minaccia che Elisa porta a termine. Lo manda su in castigo. Vai! E non ti muovi! Vai seduto sul letto! E non ti muovere! No! No, tu stai là! No! Edoardo dopo un po' scende le scale, prova a riavvicinarsi alla mamma, la mamma lo rimanda su. Oh, vai di sopra, ti sei beccato la punizione, mo la fai, vai, vai. Questa lotta e questa tensione porta soltanto a innervosire sempre di più madre e figlio. Vai, camera tu! Alla fine Edoardo scende le scale e fa quello che vuole lui. Quindi Elisa, con il suo atteggiamento, con il suo tono, con i suoi nervi, non ha ottenuto nulla. Alessandro rientra a casa e va a fare quello che a lui interessa, che sono i suoi lavori di bricolage. La gestione dei bambini è sempre sulle spalle di Elisa. Vai sotto l'acqua. È ovvio che la tensione di Elisa aumenta se non ha aiuto dal marito. E questa sua tensione la rivolgerà sui suoi bambini. Tu lo fai, anche se non vuoi. Perché non è giusto che io metta a posto le tue cose. Io non ti ho svuotato le scatole. Ti ho... Oh, mamma mia. Adesso iniziamo. Adesso iniziamo. Quelle che non ti ho dato fino adesso te le do adesso. Mi stai guardando. Che è? Mi stai guardando che fai le scatole a posto. Vai, vai. Vai in camera tua, vai. Elisa è veramente stanca. Ho osservato questa famiglia per 2 giorni e è arrivato il momento di parlare con i genitori. Io mi aspettavo di arrivare in una casa che crollava dalle urla, dal caos, da questi bambini ingestibili. E io non li ho visti. Ho visto dei bambini che rigavano veramente dritto. Elisa, volevo parlarti di Edoardo. Il punto dolente. Lui è un bambino di 5 anni e sulle sue spalle di 5 anni porta un peso enorme, perché proprio la disorganizzazione ti ha portato ad addossargli una responsabilità che non è giusta per lui. Edoardo! Controlla un attimo tuo fratello e vado a fare la lavatrice. Stai attento che non si alza e non si mette le cose in bocca e gioca con lui. No, non seduto. Ma io ti chiedo, sulle sue spalle di 5 anni, è in grado? No. Non è in grado. Questa è una responsabilità enorme che tu gli stai dando perché fa comodo. Perché cioè, sei stanca. Sei stanca, cioè, proprio sei arrivata. Sei stanca.
Ma proprio perché se sei stanca io ti voglio dire queste cose, ti voglio aprire gli occhi. Per lavorare meglio insieme, per fare bene per i tuoi bambini e per te, per tuo marito, per la tua casa, ok? Di Flavio posso dire poco, perché nelle sue condizioni con la gambina così non è che può uscire dal box. Però se tu, Elisa, fossi organizzata un pochino meglio, può anche uscire dal box un attimo, metti una trapunta per terra, così non sbatte contro il pavimento, fai un giochino con lui, no? Continuiamo con Greta. Sì. Greta è piccina piccina, però c'è un compito grande, grande, grande da fare nei suoi confronti. Ed è quello di allattarla. L'allatti mentre fai altre cose. È un peccato perché già non la stai allattando al seno e lei non ha questo contatto con la sua mamma che è fondamentale. Però la puoi tenere in braccio, prenditi quei 10 minuti, 15 minuti, prenditeli, non crolla la casa. Io guardo sempre l'orologio. Fregatene sempre dell'orologio, buttalo via. Io se ho messi male. Alessandro, mentre vorrei un po' immedesimarmi con Elisa, sono 2 mesi che ha avuto una bambina, c'è una stanchezza proprio fisiologica. Tu mi lasci veramente perplessa. Tu pretendi che i figli facciano quello che vuoi tu. Però il modo in cui lo pretendi mi lascia un po' un amaro in bocca. Ti ho detto, metti a posto. Metti a posto! Ti metti giù. Questa è una casa e non una caserma. E i tuoi figli non sono soldati. E non è imponendo timore di una punizione che i bambini imparano a rispettarti. Con la paura ottieni poco, perché ottieni che un bambino di 5 anni, di 7 anni, di 8 anni ti dia retta. Ma quando questo bambino inizia a diventare un adolescente e un uomo, come fa a affrontare la vita? Se non si può fidare del genitore perché di quel genitore ha paura. Non è dicendo fai così che impara, fallo anche tu, coinvolgilo. Attraverso l'imitazione lui imparerà. È chiaro questo concetto? Sì, sì. Da domani qua le cose cambiano, ci saranno nuove regole, c'è la volontà di lavorare con voi, ben. Per la vostra famiglia. Ok? Dammi anche la mia perché ci sono anch'io in questo viaggio. Ti do anche. Non sono mio! Ci siamo? Sì. Mi raccomando, io sarò la vostra spalla, ok? Grazie. Bene, grazie a voi. Cioè, sono rimasta proprio... Oddio, non so fare la mamma. Dubbiamente io ho un tipo di approccio che è un po'... Forse è deformazione professionale, forse per attitudine personale. È un po' militaresco. Cercherò di analizzare punto per punto quello che mi ha detto lei. Poi sicuramente qualche altra cosa combinerò. Però mi impegnerò ancora di più.